Eccoci con una bellissima pubblicità di The Honor Red. Non scappate che si parla del mio Patreon e spiegheremo a cosa serve. Prima di tutto, ragazzi, vi mostro subito la pagina del mio sito per farvi vedere un po' come funziona. Ci sono vari tipi di abbonamenti e vi spiego adesso a cosa servirà. Serve per sono fondi che noi useremo perché non lavoro da solo al mio canale, ma ci sono altre persone. Tutti questi abbonamenti, tutti i sostenitori del mio Patreon sono soldi che useremo per i progetti dei miei video, tra cui una delle prime serie che stiamo facendo è Project Zomboid RP, proprio questa serie che state seguendo. Ci saranno altri progetti che porteremo avanti, appunto sono scritti qui, ragazzi. Mettete pausa al video e date un'occhiata veloce senza che allunghiamo troppo il brodo. L'unica cosa che voglio dirvi, se mi supportate, è riuscirete a dare una mano a tutti noi che lavoriamo a questi progetti, vi giuro che i video avranno sempre una qualità maggiore in qualsiasi contesto. Detto questo, vi auguro una buona visione. Arrivederci. Ok, avviato adesso la registrazione. Vabbè, aspetta intanto che è entrato perché sennò mi sento solo. Ciao, qual è allora? E niente, che vogliamo fare all'inizio? Parliamo una chiacchierata, dico ragazzi, allora iniziamo a organizzarci, a prepararci, non so, facciamo finta che andiamo sopra, ci organizziamo e poi partiamo. Carlo si chiama Commessia. Ok, dai, iniziamo ragazzi, che se no si va troppo tardi. Ma dove siete voi? Ah, ok, pizza. Ok, faccio finta che ancora non è spawnato l'altro. Vai, iniziamo, iniziamo. Bene ragazzi, allora siete pronti per questa avventura? Partiamo? Va bene. Andiamo. È anche giorno, facciamo presto, dobbiamo approfittarne adesso. Le nostre missioni oggi saranno raccogliere benzina e finalmente cercare i nostri cari, cioè almeno cercare i vostri cari, visto. Allora, i veicoli sono qua, seguitemi. Oh, cavolo, sono zombie attenti. Vai, è morto, ragazzi, tranquilli, ci penso io a queste cose. Non dovrebbero esserci molti zombie qui, no? Mi sembra pure. No, Sì, no, vicino guarda. al supermercato. Allora, lì c'è un camion, c'era. Da qualche parte c'è un camion. Potremmo vedere se c'è benzina. Forse è qui sopra. No, il camion era qua, questo vicolo qua a sinistra. Ma credo che è rotto. Possiamo vedere almeno se ha la benzina. Ce Passiamo l'hai la mostrare. tanica? Io ho una panica. Vai, prova, prova. No, è rotto. Vuoto? Prendere. Eh sì. Poi chiedo non L'unica parte. cosa che possiamo fare è magari salire sopra, non Ah pensate? no, ce l'ha la benzina, ce Ce l'ha. l'ha? Perfettissimo, perfetto, perfetto. Ottimo. Ottimo, veramente ottimo. Non tantissimo, ma un po' su. Però possiamo andare in caso prendiamo il gasolio, no? E veniamo qua e riempiamo i due veicoli. Tanica Anzi, ho la panica piena. piena, perfetto. Però ne hai più di uno o solo questa? No, solo questo. Quale auto scegliamo? Questa è da due Il posti. credo che il furgone sia. Non so questi quanti posti ha, controllo. Allora, ha semplicemente due posti proprio contati questa. Mi Devo cercare un'altra auto allora. sa che dobbiamo fare metà e metà benzina. Ah no, questa ne ha tre. Questa ne Tre posti? ha tre. Sì, e ci conviene allora fare. Riempi un po' questa e riempi un po' quella, no? Oppure qualcuno rimane nascosto. Come vogliamo fare? Ragazzi, io non so guidare. Penso io a guidare. Abbiamo due auto. Volete prendere tutte e due? Sì, ci conviene, ci conviene. Vediamo quanta benzina ha. Abbastanza, abbastanza. Credo che può fare un bel viaggio. Quindi abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, ragazzi. È utile Certo, non questo. ha le chiavi. Non ha l'auto, non ha le chiavi. Signor Carlo, Sì? potremmo, sai cosa fare? Andare dal negozio dei tuoi genitori, non credi? Sì. Sai, conosci la strada, no? Hai detto che era verso nord sulle due Sì. strade, mi pensi. No, com'era? Scusami, non Queste conosco. Non due conosco. strade, andiamo all'incrocio delle due strade e poi a est. Ok, Perfetto. perfetto. Va bene, va bene. Ragazzi, Chi prova a guidare, ragazzi? Dobbiamo dividerci due questo furgone non ha la chiave, non possiamo guidarlo. e due. Ce l'ho io la chiave, ce l'ho io, la metto.
Basta, io facciamo una cosa, uno qui dall'altra auto e altri due di qua. Vieni con me, medico tu intanto. Gli altri state di là. Non guidare te. No, no. Vi seguo, fate voi strada ovviamente. Allora devi guidare te, io non so. Siamo stati veramente veramente fortunati. Dai, dobbiamo riempire la tanica. Ci conviene passare prima da gasolio, non pensate, poi andiamo lì. Vediamo se lo troviamo per la... andando verso la strada. Fai attenzione, guida piano, anche se ci sono i zombie, non spaventarti. Io non so guidare molto bene. Non ti preoccupare, medico, non ti preoccupare. Ora dobbiamo girare a destra. Sì, prova, giriamo a destra, vediamo. Tanto hai detto che è verso nord-est su una strada gigante, detto, tipo autostrada simile. Ah, continuiamo a salire. Ogni strada questa è qui, saliamo, vai. Che attualmente io non so come. Oh, attenzione. Medico. Guidate piano. No, questa è un posto. Oh, vai, 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 non ti fermare adesso. Attenzione, attenzione, ragazzi. Tranquilli, tranquilli, non andate in panico, non andate in panico. Tranquilli. Oh, cavolo, quanti zombie. Tranquillo, tranquillo, medico, non ti preoccupare, qui siamo più al sicuro. Ci sono veramente tanti veicoli abbandonati. È un supermercato questo? No, non lo so cosa sia. No, sembra tipo un ufficio. Questa che cos'è? Una scuola? Una scuola? Credo. Ok, si è spenta all'improvviso la macchina. Oh, siamo arrivati alla strada, perfetto. Sì, sì, ora sempre. Si è spenta la macchina. Accendi, l'accende. I motori sono vecchi, i motori sono vecchi, è normale. Vediamo se troviamo un benzinaio, dai. Faccio attenzione che credo che qui ci siano tanti zombie. Sono un bel po' di zombie e credo che siano attratti dal rumore delle auto, ecco perché sono tutti questa zona. Sicuramente, sicuramente. Davanti ci dovrebbe essere una struttura. Questo che cos'è? È un hotel. Questo è un hotel, perfetto. C'è del cibo dentro. Credo che sia meglio arrivare a trovare un attimo. Ragazzi, è spenta la macchina. Attenzione, attenzione. Cazzo, è scappato. Oh, il vestito dei zombie. Oh, eccolo il benzinaio. Trovato, ragazzi. Il benzinaio. Ci sono troppi zombie, però. Posso già più un po' lontano. Allontaniamo i zombie. Allontaniamo i zombie. Dove mai siamo le auto? Andiamo più avanti. Oddio, quanti zombie, mamma. Sono troppi qui. Non ci conviene fermarci qui. Fermiamoci di qua. Vieni, seguimi, seguimi. I boschi la parcheggiamo, se sei sicuro che sei in boschi pericoloso. Non ti preoccupare, vieni qua. Fermiamoci qui. Chiudi, chiudo l'auto. Ho spento l'auto. Uccidiamo quei zombie che si avvicinano alle auto. Oh, cavolo. Attenzione. Aiuto. Dietro ci sono, anche dietro. Aiuto, aiuto. Oddio, oddio, oddio. Oddio, ce ne sono altri, ce ne sono altri. Ti aiuto io. Aiuto. Zombie. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Come va la situazione di qua? Oddio, saltati. Cosa facciamo? Allora, adesso scendiamo, adesso. Ce l'hai la tanica pronta? Dobbiamo praticamente fargli riempire la tanica, ragazzi. Noi attenzione. Un altro. Cavolo, attenzione, attenzione. Finché sono pochi è fattibile. Finché sì, sì, finché sono pochi. Possiamo farcela. Attenti alle foreste che possono uscire dalle foreste. Che ha morso? Ok. Andiamo, dai. Aspettate, ragazzi, un attimo. Dovrei. Ci sono altri zombie qui, occhio. Attiriamoli uno alla volta. Prendo io questo, prendo io questo. Cavolo, ma quanti zombie ci sono? Non ti preoccupare. Attenzione, fai attenzione. Carlo, fai attenzione. Ci stanno chiudendo, via, 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 via. Scappate, scappate, ci stanno chiudendo loro. Indietreggiamo, indietreggiamo.
signor Eustachio. Tranquillo, tranquillo. Bastardo! Ucciso! Oh cavolo! Quanti li stiamo facendo? Mica vengono altri. Tranquillo, tranquillo. Paura. Tranquilli, dobbiamo stare uniti, ragazzi. Uniti, si vince. Ce ne sono altre? Ci sta un'orda sotto. Dobbiamo eliminarli. Una alla volta. Quanti ne sono? Oh cavolo. Aiuto! E tre addosso, aiuto! Attenzione, vado ad aiutare il medico. Dietro. Fate attenzione, arrivo. Ho sentito un morso, qualcuno è stato ferito? No, ok, meno male. Fate piano. Ragazzi, sono in panico, ho paura. Tranquillo. Non dobbiamo attirare quell'ord, quelli non li ammazziamo, oh, attenzione. Cavolo, ragazzi, aspetta, ti stanno arrivando. Dove è il signore Eustachio? Arriva l'orda. Ne ho uno addosso. No, due. Aiuto. Oddio, ma quanti cavoloni sono? Tranquillo. Non male che sennò sono... Un altro dietro, occhio. Attento, ne ha una addosso a lei. Ce ne sono due sotto ancora. Ragazzi, la mia mazza da baseball è un po' rovinata. Non so se resisterà a lungo. Se ne vendo uno. Sta per mordere, aiuto! Tanto. Attento, signore, so che c'è uno dietro. Oh, fate attenzione. Attento, medico. Chiuso. Ragazzi, che dobbiamo andare, è molto pericolosa. Lo so che dobbiamo andare via, ma intanto dobbiamo fare benzina. Dov'è il benzinaio? Dobbiamo scendere, ragazzi. Scendiamo, vai. No. Ignoriamo questi zombie adesso. Non ne attiriamo altro. Al bisogno ce ne ho di più. Io sono stanco. Qua sotto. Siamo un po' tutti stanchi qui. Dobbiamo fare attenzione, non è molto lontano, dai. Possiamo rifugiarci qua, nel mentre magari. Andiamo dentro questa sorta di supermercato. Cos'è? Fate attenzione. La calda. Comunque più avanti abbiamo il mercato. Ci sono due auto qui, ci sono due auto nuove. Controlliamo. Vieni con me tu. Attento. Pronto. Attento. Vediamo. Controllo io. No, la è chiusa a chiave. Oddio, quanto è veloce! È chiusa a chiave, Aspetta, ne ha uno dietro! Il motore in condizioni ottime. Aiuto! Oh cavolo! No, attento. Vieni. Via, arrivano zombie, via. Capito, John? Sì. Andiamo dagli altri. Oh, attenzione! Oddio, ce ne sono tanti! Vendito! È uno solo. Arriva! Stiamo entrando? Chiudi le porte. Ah, questa qua è una sorta di cucina, credo. Però non è un buon posto per nasconderci questo, fate attenzione. Attentiamo. Oh, ho trovato dei soldi. Cioè, potrebbero servire a qualcosa secondo voi i soldi? Non credo che servano. Ho bisogno di acqua. Cioè, ci dovrebbe essere un lavandino. C'è del cibo? Oh, c'è del cibo, ragazzi, se volete. Un lavandino, ok, intanto riposatevi, ragazzi. Del cibo crudo lo porto. Riusciremo a prendere un po' di benzina? Non lo so, ragazzi. Ho un po' paura. C'è uno zombie che sbatte la vetro. Ho trovato una bistecchiera, potrebbe tornarci utile in caso riusciamo ad accamparci. Potremmo cucinare del cibo. Io sono pesante, sono un po' pesantito. Dammi a me, che li posso tenere. Ok, ammazzato. Dobbiamo evitare di far rompere vetri ai zombie, perché sennò entrano tutti. Aspetta. Vi siete un po' riposati? Io ho bisogno di questo cibo. Hai bisogno di cibo? Vedi che nel frigo c'è un po' di cibo. Se devo un pochino di riposare, aspettate. Devo un po' riposare. Mangio uno yogurt. Oh raga, c'ho l'anguria se volete. Ho un'anguria gigante. La sto spaccando per darvi le fette, aspettate. Ragazzi, posso vedere se state in salute? Chi è dietro? Chi è?
Chi era? Posso un attimo vedere se stai bene, signor John? Sì, sì. Certo, se è possibile. C'è una fetta di anguria qua a terra, ragazzi. Chi la vuole mangiare? Controlla tutti. Aspetta, c'ho delle fasciature. Oh, cavolo. Avete delle fasciature, ragazzi? Io non sono accorto, purtroppo. Io ho le fasciature sporche. C'ho ancora delle ferite gravi. Oh, cavolo, ben... C'ho una ferita ancora infetta, dottore. Aspetta, venga qua. Un attimo. Fammela vedere. Allora, se mi metto le bende, che mi sento molto bene. Un attimo, se... forse okay. Dolore. L'altra ferita è infetta, dottore. L'altra. C'è un'altra tanica di benzina nel furgone, ragazzi. Allora, tuta, prenda questi antidoloriferi. Ce li ho altre. Ho trovato un'altra tanica di benzina. Dove sono? Tieni. No, ma ce li ho addosso, ce li ho. Ok, prendine una. Ma hai cambiato la fasciatura, quella con la ferita infetta? Ci ho messo una benda sterilizzata. La vedo se ve l'ho messo. No, questa ferita, controlli. Hai trovato un'altra tanica? Scusa, ma non ti ho visto. Sì. Il collo, sono ferito. C'ho la ferita infetta, dottore. Grazie, fuori gli sta facendo buio. Oh, un attimo la benda. Lo so. Perfetto. Qualcuno ha spazio per tenere un'altra tani? Sì, deve prendere solo degli antidoloriferi. Cioè, l'ha presi, no? Mangi, prendili un attimo, sparirà. Sì, già presi. Sì. Ok, non è infetta, è una piccola lacerazione, sennò che ti hanno colpito molto gravemente. Ovviamente sul punto di morte, fammi sapere, eri un po' vicino alla morte. Quasi. Ero in fin di vita, ho perso tantissimo sangue, ma già mi sento molto meglio nell'ultimo periodo. Ok, no, perché ti hanno attaccato. Dobbiamo prendere la benzina prima che faccia troppo buio. Non possiamo rimanere qui. Qui siamo in pericolo. Aspetta. Oh, John, lei può portare una tanica di benzina? Sì, certo, dammela. Dobbiamo riempire due taniche. Ma se abbiamo i veicoli pieni e possiamo dirigerci verso l'attività da. Del padre del signor Carlo. Sì, sì. Aspettate, ma vedo questi veicoli che non sono tanto rovinati. Dovremmo prenderli. Abbiamo già provato, sono senza chiave. Ah, dannazione. Questa macchina però questa. Però vediamo se c'è benzina in questa. Risucchia carburante, c'è carburante qui dentro. Oh, attenzione, ragazzi, ho dei zombie. Potrebbero farci male. Oddio, quanti zombie! È un'orda, attenti. Io sto riempiendo la tanica. Ma che ne sono? Attenzione, quanti ne sono? Ok, ho riempito tutta la tanica. Attento, Eustachio. Eustachio, sei solo? Datemi una mano. Eustachio. Sono troppi. Comunque, Eustachio, prova a prendere la benzina in quell'auto bianca. Ce n'è altra. Mi sembra di aver visto che ce n'è altra. Attiriamo i zombie lontani. Non combattete, attiriamoli lontani. Oddio, che zombie, aiuto. Tranquillo. Ok, fate attenzione, sono troppi. Attento, signor Eustachio. No, mi ha preso. No, sono stato morso. Anch'io. Sono stato graffiato, non morso. Io graffiato. Graffiato. Fate attenzione. È stato morso, Carlo. No, io graffiato. Sta facendo troppo buio. Aiutatelo. Mi metto un attimo la benda. Copritemi, mi devo bendare pure io. Siete morsi, ragazzi, siete morti. Aiuto! Mi hanno morso. Ragazzi, è stato a te. Non ho più la mazza. Via. Scappate. Sono troppi, ragazzi. Non abbiamo le armi. Io non c'ho armi. Sono graffiato. Ritorniamo alle macchine. Ragazzi, sono stato. Mi hanno fatto una bella ferita. Dobbiamo tornare a casa, devo disinfettare tutti quanti. Sono preso nei boschi. John, vengo con te, va bene, John? Oddio, ragazzi, non ci stanno seguendo in qualche modo, non lo so perché non ci stanno seguendo.
eccole qui le auto, ragazzi. Non si vede nulla, dobbiamo fare attenzione. Ci può guidare al posto mio, che io sono graffiato. Curati, curati. No, 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 non c'è bisogno di guidare. Ora metto la benzina ai veicoli, aspettate. Non siamo riusciti a prendere solo una tanica di benzina, vero? Carlo, aspetta un attimo, devo vedere se la tua se fa ferita molto grave. Ok, sto aggiungendo carburante, raga. Fate attenzione, qui c'è la luce, quindi abbiamo un po' di visione. Però fate attenzione. Ah, ti hanno morso la lacerazione. Spiegami. Mi hanno graffiato. Scusa, signore Stacchio, posso vedere come sta in salute? No, io non mi hanno colpito. Ti hanno colpito, va bene. Dobbiamo tornare immediatamente alla clinica, devo curarti. Abbiamo abbastanza benzina. Non possiamo tornare alla clinica, dobbiamo avanzare, non possiamo rimanere ancora qui. Dobbiamo cercare un posto per stare passare no. Quanta benzina ha questo veicolo? Dobbiamo fare attenzione. Per la notte potremmo anche stare nelle auto, magari. Ma devo vedere la dove disinfettarvi. Avete degli stracci delle. Io sì. Può fare gli stracci. Io c'ho ancora una ferita infetta al collo. Dottore, non c'è disinfettante? Io abbraccio. Sì. Però solo che non deve essere più. Non deve andare in prima linea, perché se la rimordono, la ferita si rinfetta. Controlliamo il motore. Ah, sei molto ferito. Dovresti stare proprio. Sì, ma mi serve che disinfetti il collo, dottore. Sì, potrebbe fare. Il ventre è ok, non ha più l'infezione, mi serve il collo. Okay. Vediamo il collo. Le mettere una salvietta con l'alcol. Va bene, grazie mille. Ok, ora una band sterilizzata. Perfetto. Ora okay. Prendi un'altra volta un dolorifero. Sì, riprenda. Graffio e infetto. Devo controllarmi, dottore. Salvietta con l'alcol. Tra l'ore, però non ti preoccupi. Uno straccio. Ok, ho preso le pillole. Va bene, Alex, fammi un attimo vedere te come stai. Allora, sfasciatura sporca si deve immediatamente togliere. Graffio sanguinante, allora le metterei un cerotto, dai. Perché suo non è un gran dolore il suo. Eustachio invece lei sta bene, no? Ha detto. Sì. Qui, allora i veicoli abbiamo abbastanza benzina, non possiamo anche posarli. Io adesso la metto dietro alla macchina bianca. Come si chiama? Oh, ho trovato un orologio. La tanica. Qualcuno apri la macchina bianca, chi ha le chiavi? Accenda la macchina. Ok, grazie mille. Ho trovato un orologio, meno. C'è anche un cacciavite, ottimo. Metti nel bagagliaio, la tanica l'ho messa nel bagagliaio. Allora, quindi aspetteremo mattina e poi andremo a casa del signor, cioè all'attività del padre di Carlo, sì, va sì. Bene Carlo? Vi porto io. Va bene, tanto da come ho capito non è molto lontano, hai detto a nord-est. Quanto siamo lontani adesso? Non molto, troppo penso. No, non molto. Ok. Io controllo un po' di zombie se hanno oggetti utili. Io ho trovato un orologio. Ci sono gli orologi digitali se volete. Lì patroncetto bianco, scarpa. Macchina fotografica. Oh, la canotta la devo prendere così faccio gli stracci. Strappa vista. Ok, perfetto. Ho trovato una giacca. Buono. Avrei bisogno tipo di una. Cavolo, non ci conviene riposare. Sì, sto trovando un po' di oggetti in generale per vedere se trovo vestiti magari più protettivi di quelli che abbiamo. Non voglio rischiare di morire. Ragazzi, io sono affamato, devo mangiare, non ce la faccio più. Finalmente ho protezioni veramente scarse. Dobbiamo trovare dei vestiti che ci proteggono dagli attacchi dei zombie, tipo vestiti pesanti. Ho trovato un'altra giacca qui, se volete. Aspettate, devo disinfettare degli stracci.
Ecco ragazzi, c'ho una giacca, chi la vuole? Mi protegge dai morse. Ho messo acqua a terra, eccola. Prendila tu, prendila tu. Diccela già. A chi serve questa giacca? Perfetto. Dammela a me, dai. Prendale. Qui a terra, guarda, dottore. Mi dovrebbe servire perché altrimenti così non muoio. Non subisco tanti danni. Sempre 7. Giacca. Vedi qualcosa a bere. Perfetto, questa giacca dovrebbe difendermi dagli monsci e dai giri. Ma è Eustachio che fino a fatto? Dove è stato? È Eustachio. Credo che stia riposando forse in auto. Forse si è addormentato. Intanto quest'auto spostano un po' vicino al furgone, sulla luce, almeno vediamo, perché da dietro non vediamo, ci sono le foreste, magari i zombie ci attaccano. Dobbiamo fare attenzione. Chi è che c'ha la chiave? Non ce l'hai tu, signor Carlo? No, c'è Eustachio. Ah, Eustachio. E dove è finito Eustachio? Non lo so. C'è un orologio qua. Maglione! Ah, eccolo, sta dormendo, lasciamolo riposare allora. Grazie, avete cibo da bere perché io... Sì, c'ho qualcosa, aspetta, ora ti apro questa scatola, dovrebbe darti la possibilità di... Aspetta. Io ragazzi, devo mangiare un altro pochino. Ecco, tieni, c'ho questo da darti da mangiare. Ah, eccolo Eustachio, pensavo che stava dormendo. Ragazzi, più in basso ci sta un piccolo edificio dove possiamo ricornirci, se volete. Andiamo con le auto. Eustachio. Dottore, venga, andiamo via da qui, è pericoloso stare per strada. Perché avevo trovato un macchione che poteva difenderci dai graffi. Però dobbiamo stare attenti, se l'auto si rovina poi. Faccia strada, Eustachio. Questo furgone secondo me è molto buono, non dovremmo farlo rompere. Dove è il benzinaio? Scusate. Questo edificio qua. Ah, c'è un piccolo edificio, non l'avevo manco notato. Perfetto. Ah, ci possiamo accampare qui. Perfetto. Ok, c'è acqua per tutti. Meno male. Oh, sì. Riempi bottiglia. Laviamo tutte le stracce, tutto quello che abbiamo. Devo lavare. Devo prendermi dei bicchieri d'acqua. Sto morendo disidratato. Ok. A posto. Ci sono anche i fornelli? Tutti i vestiti sto lavando. C'è una salsiccia. Salsiccia bolognese. Ok, lavo anche i miei vestiti, ragazzi. Beh, dai. Parliamo un po'. È stata una giornata veramente difficile, vero? Sì. Almeno abbiamo due veicoli adesso. E in più, finalmente possiamo raggiungere già il primo obiettivo. Anzi, in realtà più obiettivi. Tutti quanti volevamo andare verso nord. Dottore, come ti sembra il nord? Non sembra come pensava lei, che era più sicuro e ci fossero, avremmo trovato altri sopravvissuti? Io... La TV ci diceva che al nord c'erano dei militari. Ma io non vedo nessuno per ora. E credo che se ne fosse. Spero che se ne sono andati perché non ce la trovati, ma poi ritornano. Che la TV e io volevo dirigere verso il nord perché cazzo è militari. Perché altro, sai, ancora una cosa che non ho capito. Il signor Eustachio non ha un obiettivo. Cioè non ci ha detto come mai un... Secondo me non si è unito al gruppo. Non si fida molto di DCV le sue. Vabbè, può essere anche, magari non ha fiducia nei nostri confronti. Ci ha appena trovati, secondo me sì. Ah, io mi sto un po' annoiando, mi sento un po' triste però. Vorrei fare qualcosa di diverso, mi sto un po' scocciando. Quando ti stracci. Dopo questo bagno, che ne dite di farci una passeggiatina qui fuori? Me ne parliamo. Aspettate, posso un attimo visitare, dove state bene. Va bene, tempo che finisca di lavarmi. Ok, ci sono. La fasciatura è sporca, allora io direi di farti aspetta straccio, si mette a straccio
Io sto finendo disinfettante. Io mi sento, bene, mi sento molto meglio rispetto a prima, veramente molto meglio. Io ragazzi invece sono un po' messo. Prendo dei piante del. Mi sento veramente molto meglio. Sto prendendo una pillola. Vado a vedere dove si chiede. Sì, va bene. Il dolore perfetto, se il dolore si è tolto. Una ferita è guarita, dottore. Ho tolto la benda, guarda, il collo è guarito fortunatamente. La ferita peggiore, si è proprio curata, guarda. Perfetto, bene. Meno male. Così ho alle bende me le preferite. Certo, te le posso dare. Bene, dai, c'ho la benda sterilizzata, la metto a terra e tu ti stracci, ecco lei. Ecco medico, sono a terra. Io intanto magari prendo altri stracci da qualche zombie. Strappo i vestiti e le sciacquo in caso di emergenza, non ci sei tu. Ok, pulisco gli stracci. Bene, io direi che per ora. Che ne dite se ci accampiamo qui, riposiamo e poi ripartiamo? Non buona idea, non lo so. Ci conviene. Ci conviene, è un posto molto sicuro e non abbiamo problemi. Bene, dai. Allora fermiamoci qui per ora, accampiamoci. E aspettiamo. Il signor Eustachio. Metti una benda così almeno. Aspettiamo le sue indicazioni. Appena torna sapremo cosa fare in questo momento. Bene ragazzi, il prossimo obiettivo è ritrovare tuo padre. Non preoccuparti Carlo, ci riusciremo.